un altro gioco, ma con lo stesso feeling. In che senso? Un gioco enorme, un mondo enorme, amato penso da tutti, ma che non vedevo con un reparto grafico decente da non so quanto tempo. Perché siamo abituati ai film, siamo abituati alle nuove tecnologie e secondo me arriva nel momento giusto questo gioco che ci porta ad Hogwarts. Nuovo State of Play, pronti a tornare ad Hogwarts? Parliamo quindi che dello State of Play, il 17 marzo si è tenuto questo nuovo evento di Sony completamente incentrato su Hogwarts Legacy, nuovo franchise ispirato alla famosissima saga di Harry Potter. Contrariamente alle voci che da tempo circolavano intorno al progetto e che lo volevano sull'orlo della cancellazione, durante lo show di circa 20 minuti abbiamo potuto vedere le prime sequenze di gameplay di un titolo che lascia trasparire tantissimo amore per la saga di riferimento. La nuova IP si configura come un action RPG open world, quindi parliamo sempre appunto di nuove modalità open world, tutto quanto creato tramite modalità action RPG, nei panni di un nuovo studente. Dovremo affrontare quindi tutte le sfide di un qualsiasi mago alle prime armi. Ci verrà assegnata una qualsiasi delle quattro case di Hogwarts e, naturalmente, dovremo seguire le varie lezioni: pozioni, difesa contro le arti oscure, erbologia e tanto altro. Quindi questo già ci mette ad approcciarsi in un gioco, in un mondo amato da miliardi di persone Decisamente. e soprattutto non sarà il classico "Ehi, sono Harry Potter", sarà un "Io sono un qualsiasi studente di questa scuola e posso scegliere tramite anche le modalità open world cosa fare". Immagino comunque sia strutturato e ci sarà una guida che ci permetta di proseguire all'interno della storia, però comunque ci dà molta più libertà di poter essere il mago di Hogwarts che abbiamo sempre voluto diventare, no? Questa Guarda, lezione. Sì? c'è una domanda che ti fa Lili, prima di continuare la news. Domanda fondamentale, che casata siete? Corvo nero! Sì! Perché Vabbè, Lili è andata così. tu di che Lui è casata Corvo sei? Nero, quindi 10 punti a Grifondoro. Si sa, ragazzi, è così. Cioè, io sono per la casta, quindi Grifondoro. Che qualsiasi cosa succede, i punti vanno a noi. Va bene così. Prego, continua. No, bravissimi gli studiosi, gli diamo 50 punti. Bravissimi, Esatto. Sempreverde che facendo quel che gli pare hanno 25 punti. Poi Grifondoro, meno 50 perché siete dei monelli. Però avete vinto tutto, quindi più 1000. Sì, Ok. esattamente. Oggi Hermione si è pettinata in maniera diversa da ieri, 10 punti a Grifondoro. È così, è un po' tutto il mood. Esatto. Comunque abbiamo un continuo. Quindi con questo mood che speriamo ci porterà comunque a non essere totalmente incentrati su Grifondoro come sempre, tra una lezione e l'altra avremo modo di esplorare la scuola in lungo e largo, mo magari trovando piacevoli passaggi segreti che ci porteranno in zone e dungeon mai visti al cinema. Immagino ci siano anche ambientazioni diverse, anzi un po' di trailer l'abbiamo già visto. La magia avrà chiaramente un ruolo fondamentale nel titolo, sia per risolvere dei puzzle ambientali che per fronteggiare i temibili nemici che ci si ritroveremo davanti. Così, bam, a ciel sereno arriverà il nemico e noi potremo Vabbè, sono fare maghi, tantissima scusa, magia sono maghi, ti evocativa. appaiono davanti, ovvio. Assolutamente sì, Cioè, per quello ho scritto così proprio per questo motivo, perché ti appaiono così. oltretutto il gioco a quanto pare sarà ambientato in un mondo dove un'antica magia oscura si è risvegliata e noi saremo chiamati dalla parte del bene per fronteggiarla. Il combattimento, seppur con qualche riserva, ci sembra abbastanza ispirato tra magie d'attacco, di difesa e persino dei parry da effettuare a suon di bacchetta magica. Ci sembra abbastanza ispirato, nel senso che a Seth sembra abbastanza ispirato, perché diciamo questa notizia l'ha scritta comunque sempre Seth. E naturalmente ci saranno anche incantesimi elementali e quindi sarà a noi affrontare i nemici nel modo più variegato possibile e nel migliore dei modi. O a viso aperto, a suon di palle infuocate che piacciono tanto a Seth, o magari, Esatto, perché no, in soprattutto, stealth soprattutto invocarle prima per poi lanciarle. La parte più e bella è poi quella. lanciarlo. Perfetto. O magari in stealth, come invece piace tantissimo a me, Tom e Virus, come potete vedere dalle nostre live serali del giovedì, diventando invisibili o altro ancora.
Nel lungo video mostrato abbiamo anche avuto modo di poter ammirare Hogwarts e i dintorni dall'alto. Pare infatti sarà possibile volare con la nostra fidata scopa per girovagare in ogni dove, magari per intraprendere quest secondarie o per trovare mercanti pronti a venderci utili materiali. O perché no, alleati che ci aiuteranno in combattimento. Inoltre, sembra esserci anche un sistema di stagionalità, niente male, che cambia in maniera molto evidente l'estetica dei paesaggi e forse, chissà, anche qualche meccanica in-game. E da qui, dal video che ho visto, devo dire che oltre alla stagionalità, molto interessante, si può notare anche già dal giorno alla notte le ambientazioni più oscure a paesaggi mozzafiato, devo dire. Sì. Ultima a nota. A livello tecnico sembra molto interessante. Sì. Assolutamente sì, adesso voi potete vedere il video intanto qua sempre di fianco a noi e sicuramente l'hanno migliorato molto ed hanno creato delle possibilità non indifferenti per l'espansione di questo gioco e per poterlo apprezzare al meglio sicuramente. E, oltretutto abbiamo anche potuto vedere le meccaniche legate al crafting e all'housing, molto interessanti infatti come abbiamo potuto notare, è che attraverso la stanza delle necessità avremo uno spazio per studiare, potenziarci, creare pozioni e tanto altro, nonché la possibilità di creare una nostra base personalizzata ed arredarla di tutto punto. Quindi nel momento in cui c'è anche la possibilità di poter customizzare degli elementi, appassiona molto di più il giocatore. Sì. Grazie mille a DubTV intanto. D'altronde dobbiamo ringraziare anche Andrea che prima si è salvato e noi l'abbiamo completamente ignorato, Andrea. Quindi Andrea, grazie anche a te. Meno male che è venuto Dab, se no non ci ricordavamo di te. Quindi Andrea ringrazia Dab. Esatto. Andrea. E fagli una sub a quel povero Dab. Su. Vai. No, diciamo che è molto importante poter anche definire il titolo e... questo modus discorsivo mi piace molto personalmente. E sulla carta il titolo sembra avere tutte le caratteristiche per ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati, e per tutti gli appassionati delle storie della Rowling. E merito anche di un world building davvero interessante. Bisognerà attendere, mi sa, le vacanze di Natale per vedere il titolo sugli scaffali, visto che, se non sbaglio, la data di uscita è per Winter 2022. Ma di sicuro possiamo dirvi che ha catturato la nostra attenzione. Siete pronti a volare sulla Nimbus 2000 e giocare qualche partita Quidditch tra una missione e l'altra? Non lo so, hanno fatto vedere anche il gameplay del Quidditch. E infatti è per quello che ho scritto questa cosa alla fine, perché effettivamente l'unica cosa che... io non ho visto, non mi è sembrato di vedere effettivamente, è il Quidditch. E mi sembra stranissima come cosa, perché Hogwarts è legata a doppio filo effettivamente al Quidditch. Quindi, boh, secondo me ci sarà, ma non l'hanno voluto mostrare ancora. Magari finalmente un gioco dove non c'è per forza il Quidditch? No, ma a parte un gioco di ruolo, in quanto gioco di ruolo, devi metterci i minigiochi. Cioè, a me piacciono i giochi di ruolo con i minigiochi, tipo da Final Fantasy VII, per dirti in uno, no? In seguito, quindi c'è il Quidditch, ci deve stare, devi tenerlo là e giocare quando cavolo vuoi, un po' come fu magari, non so, il Blitzball su Final Fantasy X, non so se conoscete. Sì. Quindi comunque effettivamente è lo stesso gioco ma sott'acqua. Esattamente sì, il concetto è lo stesso in effetti. Comunque a me effettivamente, che appunto l'ho visto direttamente il 17 quando è stato, cioè l'ho visto in diretta, mi ha incuriosito tantissimo. Sono un po' restio per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, perché, cioè di combattimento, perché mi sembra un attimino ingessato, nel senso che è molto statico, e in più vuoi per il tipo di montaggio che hanno dovuto fare nel trailer, infatti quindi senza interfaccia grafica e cose del genere, non mi sembra proprio capibile quando i nemici ti stanno attaccando, quando è il loro momento di output, diciamo, dell'incantesimo, eccetera, per poi... fare schivate, perri e così via. Quindi mi riservo un attimo il diritto di valutare meglio quella parte. Però per il resto, tutto quello che ho visto mi ha stupito veramente tanto. Non mi aspettavo un gioco di Harry Potter così grande, perché sembra effettivamente molto grande, e così interessante con tante cose da fare. Sì. No, ma in realtà mi trovi concorde con la tua opinione. Sì, per il gameplay non mi cimento su nessun commento, perché... sarà da provare o da vedere magari qualche cosa in più.
Mi piace molto il fatto che appunto il nostro personaggio è nostro, non stiamo impersonificando un personaggio famoso, Quello ti dà pure più o libertà, conosciuto, ovviamente. esatto, però ci sono comunque degli elementi di feels all'interno del gioco, come Sì, cioè. fantasma tagliato a metà, come non so se c'è C'è il anche momento in cui il urla, fa urlare telaio la dentro. mandragora in mano e tutti intorno i nemici tipo iniziano a stare male, quindi ti ricordi il momento che quando hai visto le mandragore per la prima volta nel film. Cioè, effettivamente è pieno zeppo di citazioni e scale che si muovono da solo, le varie stanze delle casate, la banca, la Gringot, credo si chiami, scusatemi se dico cazzoneria. Cioè, ci sono tante cose effettivamente molto interessanti, la stessa stanza delle necessità che sembra avere un ruolo davvero importante proprio a livello di dinamiche di gioco. Effettivamente, cioè, ti ho detto, questo gioco sembrava dovesse essere cancellato a causa di molte dichiarazioni degli ultimi anni della Rowling, il team di sviluppo che si era completamente distaccato da lei e cose del genere, però effettivamente sembra che siano riusciti a risollevarsi in una maniera molto interessante. Anche in chat, come vedi, qualche appassionato sembra esserci, infatti Dub lo aspetta. Ma sì, ma molti sono appassionati. Il problema è quando si inizia a mischiare appunto anche quello che è il fattore di riconoscibilità di un titolo, perché i diritti vanno a chi l'ha scritto, giustamente. Quindi nel momento in cui iniziano a mischiarsi le ideologie dello scrittore con altri elementi, poi diventa complicato ed è un peccato perdersi tutta la godibilità di un gioco di questo tipo solo per questi motivi, quando in realtà Infatti il sì. gioco deve essere slegato da tutto il resto.